Eccoci qua per il nostro appuntamento settimanale con i maestri. Vi ringrazio per essere nuovamente qui con noi e ringrazio la nostra ospite di questa sera che è Manuela Pompas, Buongiorno, buonasera, anzi. grande amica di tutti noi. Bentornata anche a Telecolor, sei già stata Certo. ospite, so, di anche altri programmi e grande esperta di quello di cui parliamo, perché i maestri, raccontano i maestri, tu li hai trattati praticamente tutti nella tua vita, giornalista, scrittrice e tante altre cose. Ipnologa e direttore di karmanews.it. Ipnologa e direttore di Karma News, certo che è un giornale online che c'è da ormai moltissimi anni. Senti, Manuela, grazie davvero di essere qui. Stasera parliamo del maestro che tu hai scelto, che è Sri Aurobindo, di cui vediamo una scheda introduttiva. Certo. Sri Aurobindo nasce a Calcutta, nell'India britannica, il 15 agosto 1872, figlio di un medico. A 7 anni viene mandato a studiare in Inghilterra insieme a due dei suoi 5 fratelli, che sarà lui a mantenere più tardi grazie alle sue borse di studio. Studente modello, Aurobindo ha infatti un'intelligenza fuori dal comune che lo porterà ad imparare, oltre all'inglese, anche il francese, il tedesco e l'italiano. Laureatosi a 21 anni, rientra in India dove impara il sanscrito e legge i grandi testi della tradizione spirituale del suo paese. Nel 1904, dopo la guarigione miracolosa del fratello ad opera di un monaco itinerante, si interessa alla pratica dello yoga. Contestualmente si impegna nella lotta per la liberazione dell'India dal dominio britannico, ma viene incarcerato per un anno a causa di un attentato dinamitardo compiuto a sua insaputa da uno dei suoi fratelli. Durante la detenzione approfondisce la sua esperienza spirituale, entrando in contatto con una nuova energia evolutiva destinata, a suo dire, a trasformare il mondo intero. Scagionato quindi dall'accusa, riprende l'attività politica e diviene giornalista e fondatore di due periodici che sostengono il movimento per l'indipendenza nazionale. Con la polizia segreta alle calcagna, Sri Aurobindo fugge infine a sud del paese, sotto il protettorato francese, dove rimarrà per il resto della vita e fonderà il proprio ashram. Qui egli porrà le basi della sua dottrina evolutiva, atta a far sorgere un superuomo spirituale e una nuova umanità spiritualizzata. Nel 1914 Aurobindo incontra per la prima volta Mirra Alfassa e suo marito, il filosofo francese Paul Richard, il quale lo convince a mettere per iscritto il proprio pensiero. Nascono dunque le sue grandi opere letterarie, dalla vita divina alla sintesi dello yoga, fino al ciclo umano e alle molte altre che seguiranno. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i coniugi Richard sono costretti a tornare in patria. Ma Mirra farà ritorno da Aurobindo nell'aprile del 1920 per restargli accanto, diventando Mer, la madre, il suo alter ego femminile. Dal 1926, a seguito di una radicale esperienza mistica, Sri Aurobindo si ritirerà definitivamente dal mondo, scrivendo il poema mantrico Savitri e lasciando che sia Mer ad occuparsi del suo ashram e dei suoi numerosissimi discepoli. Divenuto cieco, il maestro lascerà il proprio corpo terreno nel dicembre del 1950 per andare a lavorare dall'altra parte, come egli stesso avrebbe rivelato a Mer, lasciando nelle mani di quest'ultima la sua grande eredità spirituale. Sarà lei, infatti, a fondare più tardi la città di Auroville, modello ideale dove uomini e donne di ogni parte del mondo e di ogni fede religiosa possano convivere fra loro in modo pacifico ed armonioso. È un colpo basso, Che coppia, perché io avevo studiato a memoria tutta la sua vita e voi me l'avete portata via. dicevo, che coppia, questi due, Fantastica, fantastica. A fantastica. parte bellissimi, Sì. bellissimi, ma poi trovarsi così, no? Due anime che si sono ricongiunte. La cosa divertente è che lei è ebrea Sì? ed era fondamentalmente atea. Però era un artista, frequentava i filosofi, frequentava Rodin, gli artisti. E la prima volta che l'ha incontrato, sì, quando è andata la seconda volta, ha capito. Per cui lei era entrata nell'esoterismo non ho più memoria, con un esoterista francese che però viveva in Algeria, che l'ha ospitata, quindi è entrata nell'esoterismo e quando ha rincontrato
Aurobindo ha capito che quella era la via e non l'ha mai lasciata. Come ci si riconosce tra anime di solito. Ecco, tu hai, tra i tanti maestri, abbiamo deciso che tu parlassi di Aurobindo perché hai avuto un'esperienza sì, con Aurobindo che mi piacerebbe appunto che tu raccontassi. Sì, il mio primo maestro è stato Yogananda. Sì. Però poi sono andata in India a prendere il Diksha e poi sono andata nel Tamil, che è la regione più a sud dell'India, di fronte al Kerala, nella punta, con tre amiche. E abbiamo questo fatto quando succedeva, Manuela? 2011, dicembre del 2011. Nel 2012, quindi qualche mese dopo, siamo andati a Pondicherry, una città magnifica dove io potrei anche vivere. C'è una parte francese con le case in stile coloniale, quindi bianche, con le colonne, con dei giardini stupendi. E poi c'è la parte indiana, c'è la parte indiana che invece è fatiscente, hai le strade con tutte sconnesse. Non tanto pulita, però e i palazzi sono meravigliosi. E noi siamo andate in un alberghetto carino, in un bed and breakfast, in una guest house si dice in India, sì. E siamo andate al Samadhi, a vedere il Samadhi. Il Samadhi è la casa di Aurobindo, l'ashram, e che ha un bellissimo giardino con le una tomba dove due terzi è la tomba di Aurobindo e l'altro terzo c'è Mer, quindi sono sepolti insieme, vicino. Dove tutti i giorni cambiano i fiori. Allora, tu devi sapere che io ho comprato la sintesi dello yoga che avevo 27 anni. Quindi lo conoscevi. Non l'ho mai letta. Ah, non l'avevi mai letta? È lì, in attesa. Tutt'oggi non l'hai letta. Oggi ho letto molto di più. E io sapevo solo che era un guru, cioè di Aurobindo non sapevo niente. Allora, c'è la tomba dove tutti si inginocchiano, io mi inginocchio con le mani così sui fiori, e faccio vuoto mentale, quindi non penso a niente, vado come se fossi ospite di una persona importante. Non avevo neanche visto le foto, io ho visto solo la foto che è passata per ultima, dove lui è vecchissimo, sì, tutto bianco, sì, sfasciato, sì. Beh, nella poltrona. Sì. Quindi io non avevo idea di com'era Aurobindo. E sto 20 minuti, eccolo, mezz'ora in questo stato meditativo. Eccolo, io avevo visto solo questa foto. Quindi non avevi idea di come fosse da giovane, no, quando sei andata lì? No, importante. Molto importante. Mi alzo e davanti a me c'è un giovane con i baffoni, quello che abbiamo visto, invece che urla in francese. Io non ho mai sentito un'entità urlare. Depeche, toile, n'y a plus du temps. E io non faccio tempo. Quindi sbrigati, non c'è più tempo. Sì, scusa, sì. E io dico, ma devo morire? E sento che non devo morire, era il 2012. Figurati. Sento che non c'è più tempo. Ed era un messaggio per me di non perdere tempo. Io ho, missione sembra una parola molto forte, però io sono venuta sulla terra per scrivere e divulgare, come te. Cioè noi abbiamo questo compito di portare agli altri quello che capiamo. E quindi io non devo non è che non posso divertirmi, non posso uscire con gli amici, quello non è perdere tempo, fa parte della vita, fa parte del cioè lo svago non è proibito in una via spirituale, certo, anzi, lui era uno che vedeva il Dio Lila, il Dio che ride, esatto, infatti, e aveva questo senso del Dio che si diverte nelle cose ma che sai, fa. Ma sai, ti interrompo solo un attimo per dire questa cosa. Spesso drammatizziamo molto sulla santità, no? Perché abbiamo avuto tradizioni anticristiana di sofferenza. Sì. Sentiamo, insomma, c'è tutta la tradizione delle Madonne che piangono, di questi avvertimenti. Posso fare una che parentesi? È tipica del sud del mondo in qualche modo. Sì. Questo è sicuramente un grande merito di Aurobindo, di aver detto: secondo i devoti Dio non ride, ma invece Dio ride come? Esatto. Anzi, Shiva, il loro Dio, no? Indiano, che è un Voglio bambino che gioca. Voglio fare una parentesi sulle Madonne che piangono, anche se non c'entra. Il sì. mio maestro diceva che non è la Madonna che piange, è questo fanatismo della gente che va lì,
che provoca un fenomeno paranormale. Sì, non lo chiamerei fanatismo, Manuela. Non, cioè, la fede, chiamiamola fede. Ma anche le credenze, l'aspettativa che determina il fenomeno, è sì, anche fisica questa, esatto, no? Quindi esatto, si sa. Ok, allora... Io, ritornando in India, allora, tu vedi questo ragazzo che ti dice questa cosa? Allora vado su Wikipedia, sì, per vedere com'è Aurobindo, ed era lui? Era lui. Allora mi metto in questo giardino, in questo cortile, e lui mi continua a parlare, per cui ho portato dei messaggi alle mie amiche. Non chissà che cosa, io non sono una grande canalizzatrice, ho i canali aperti un pochino. Diciamo che sei una sensitiva. Soprattutto quando vogliono loro, cioè io se dovessi adesso concentrarmi magari non se vedo, se vogliono urlano. Tu parli dell'entità in questo momento, stai parlando non ho capito. Sì, stai parlando dell'entità spirituale. Beh, lui era dall'aldilà, certamente. Lui era morto. Bene, torno in Italia. Questo era gennaio. In aprile sto andando in cucina, sono in corridoio e arriva una colonna di luce bianca. Io racconto quello che ho vissuto, poi uno può non crederci. Vabbè, questo è il mio vissuto. Questa è la sede per raccontarlo. Vabbè, questo è il mio vissuto. Vedo questa colonna bianca, si ferma davanti a me e dice fallo e sparisce. Io dico fallo cosa? Io lo so, il mio giornale. Io ho fatto un giornale a 8 anni, alle elementari. Poi è durato 3 numeri perché col ciclo stile da sola non avevo la forza. Era proprio una vocazione la tua. Ma era un seme. Avevo giurato. Perché che... tu infatti in quel momento eri uscita dal... Prima eri peggio. Giornalista di gioia. Peggio. No? Io quando mi sono licenziata nel 2000 ho giurato che non avrei mai più fatto la giornalista. Ma... alle chiamate, come dico io, non si può dire di no. Quindi hai fatto un tuo giornale. Ho fatto Karma News, che è tra lo psicologico, sì, spirituale. Certo. Bene. Quindi è stata proprio una specie di invito da parte di Aurobindo a fare questa cosa. Sì. Cioè tu l'hai letto ovviamente un po' così. Di più che un invito. Sì, anzi quasi sì, un decretare. Un decretare. Io ho detto sì subito. Allora ti devo raccontare, questo è personale. Da quando io ho detto sì... Io incontro una persona nuova al mese, speciale, per caso, perché arriva, perché vado a cercarla. Io sono una donna sola, quindi a volte faccio fatica economicamente. Arrivo sempre a fine mese, loro mi hanno promesso che non mi avrebbero mai abbandonato. È una cosa che raccontavo. Ma quando oggi, parli di loro parli dei tuoi maestri? Dei maestri in dei genere. Dei maestri in genere. Per tutti. Okay. Allora, se una persona si mette in cammino e cerca di fare... Non c'è giudizio dall'aldilà, cioè non c'è tu sei più brava di quello là. C'è se ti impegni hai quello che puoi avere, perché loro ci aiutano. Io ho un episodio molto divertente che racconto, poi esco un po' da... Allora, io non avevo i soldi per comprare la macchina e li ho chiesti al mio ex marito, 20 milioni. E poi era una bella macchina. No, una Clio, una 1000, cioè no. E non riuscivo a restituirli. Non riuscivo perché avevamo tante spese, non ce la facevo. Bene, un giorno io esco di casa e dico adesso avrò un incidente. E guardavo a tutti gli stop di sinistra, perché sapevo che veniva da sinistra. Passo una settimana, non succede niente, esco dalla Gioia, che tu sai dov'è, ero in Viale Arbe. Gioia il giornale. Gioia giornale, sì, scusatemi. E sono a un semaforo che va in Via Cagliero a Milano, quindi c'è una... Io sono andata dritta e avevo un camion sulla sinistra. Passa una giardinetta con rosso a tutta velocità e mi prende in pieno. Allora, quella macchina è stata buttata via. L'ha presa sul davanti, io non mi sono fatta niente e la signora mi ha dato 1.000 euro, no, 10.000 euro e 10.000 euro me l'ha data l'associazione giornalisti e io ho detto avete un ragioniere di là, cioè, questo viene dalle guide perché non è possibile, ma chi è in questo mondo lo sa che le cose vanno così. Io ho fatto il giornale ed è lui il direttore, è Aurobindo e adesso non mi succede quasi più. All'inizio io avevo dei segnali attraverso il corpo. Quando ideavo una cosa positiva sentivo il respiro. Quando incontravo una persona dubbia mi si raggrinziva la pancia,
Incredibile. Quindi segni su segni, insomma, sei guidata, sei... Siamo. Siamo, certo che sì. Beh, lo adesso sto parlando con te, quindi poi tu sei anche molto speciale come persona. E senti, lui è speciale. Io credo intanto che bisogna parlare nel presente. Assolutamente, i maestri non muoiono mai. Nessuno muore mai, certo. Ma loro continuano a lavorare. Loro con noi rimangono nella coscienza assoluta, perché non è detto che noi moriamo pienamente coscienti di noi. Chi muore pienamente cosciente di sé, si dice che insomma trapassi senza perdere la coscienza. Di là ti svegli, cioè dopo ti rendi, magari ci metti un po', ma poi ti rendi conto. Hai un sacco di certezze su questa cosa, mi fa molto piacere perché le trasmetti. Non che io non le abbia, però magari ho più pudore a dirlo così. Senti, io ho una bella età. Sono 50 anni che mi occupo di queste tematiche. Sì, lo so. E di esperienze ne ho avuto tante, io non ho dubbi, poi accetto di non avere la verità assoluta, ognuno di noi, dicono che ognuno di noi ha una scintilla, nella Torah c'è scritto che ogni persona ha una scintilla di luce, certo. Io la mia e la porto avanti, poi ogni tanto mi rendo conto, per esempio facendo ipnosi, che delle cose le devo cambiare, bisogna essere elastici, diciamo, però io vedo la mia mamma, vedo il mio papà, ho avuto delle guide, diciamo, faccio? Hai la percezione proprio spalancata, non tutti coloro che ci guardano probabilmente hanno questa fortuna, no. Anche se tutti abbiamo le stesse facoltà, però non è detto che le coltiviamo e che si sviluppino nella nostra vita, forse non ci servono, forse sì. Guarda, dobbiamo pensare a un pubblico vasto, no? In cui magari la persona che non ha questo tipo di, hai ragione, di manifestazione potrebbe sentirsi come esclusa. Ecco, no. Io vorrei dire che effettivamente se le si coltivano le nostre facoltà, se non abbiamo paura di guardarci dentro in un certo modo, trovandoci quello che ci troviamo, cioè spalancandoci al mistero, diciamo, allora possiamo fare scoperte straordinarie. Scusa, perché ho il mio vizio di interrompere. Noi abbiamo avuto un grosso problema in Occidente. Abbiamo avuto 700 anni di Inquisizione che rimangono nell'inconscio collettivo, per cui il paranormale, le visioni erano il demonio. E siamo andati sul rogo, tu sai che io credo nella reincarnazione, sì. Siamo andati sul rogo tutti. Allora cosa succede? Che se uno non ha un'esperienza, ha anche paura di averla. Perché nell'inconscio rimane, la Chiesa diceva, solo i santi possono vedere, ma i santi non nascono santi, fanno un cammino. Fanno un cammino. E non è vero che solo loro possono vedere, anche chi fa del male può vedere e usare male i poteri. Anzi, probabilmente vengono date più possibilità a chi si sta perdendo, si è perso, affinché si redima, no? In qualche modo. La mano si dice, te la tendono, si dice nelle scritture. I segni te li danno sicuramente. Bene, io sono rimasta stupita dalla sua biografia, da Aurobindo, perché quando lui, sì, torniamo a Aurobindo, quando lui trovava una difficoltà, diceva no, non diceva no, diceva ah, è difficile, bene, adesso ci penso io. Passava la notte in piedi fino a che capiva, per esempio il sanscrito, lui, il padre non ha voluto che lui studiasse il bengalese, la regione da cui veniva, l'ha subito messo in mano un inglese perché era contrario alla ignoranza dell'India. Quando lui è tornato in India parlava inglese, francese, tedesco, si è messo a studiare sia il bengalese che il sanscrito e lui scriveva anche 4 libri per volta. Quindi, beh, era un genio, sicuramente un genio. Abbiamo sentito che parlava un sacco di lingue, aveva delle doti eccezionali già precoci, insomma. Certo, sono persone molto speciali con delle qualità. È sceso con la luce, Aurobindo è sceso con la luce. Ha fatto la lotta armata. Sono contenta che sia così vivo per te, ecco, perché ne vivi proprio anche il messaggio per te è altrettanto vivo, cioè ti ha aiutato nella tua vita. È difficilissimo. Aurobindo è molto difficile. Io mi sono preparata un po' per venire qui, no, ho riletto cose già, ma non è facile, perché lui è andato in altre dimensioni. Ecco, dimmi secondo te che cos'è nuovo nel messaggio di Aurobindo rispetto agli altri maestri o cos'è diverso, in cosa si differenzia? Forse il linguaggio. Il linguaggio? Perché la luce la vedono tutti, la percezione del divino, per esempio. No, c'è una cosa importante, però voglio dire, lui ha visto il divino in 3 divisioni, in una triade. Quindi l'immanente, la trinità che vediamo, cioè che abbiamo
anche noi nel una sorta di trinità, un Dio immanente che è dentro di noi, certo. Un Dio, dimmi la parola, che non è immanente, che è all'esterno. Ragazzi, sono senza memoria, ho dei problemi ogni tanto. Permanente, ecco, un Dio permanente che è nell'universo. E poi c'è il Dio cosmico, che è il Dio universale, che è una coscienza universale. La cosa pazzesca è che lui praticamente parla di fisica quantistica, attinge ai Veda, e leggevo... È la fisica che parla di quello di cui i maestri ci hanno sempre parlato. Esatto. Cioè la fisica sta riconfermando adesso, come scientifico, tutto ciò che i maestri... Sì, Giulietta, leggevo che Einstein e tutti i grandi geni che abbiamo avuto nella fisica, conoscevano i Veda. I Veda, sì. Quindi tutti. Loro hanno tradotto con delle formule matematiche, della fisica, delle cose che... erano sì. Già scritte, è già stato detto tutto. Ti devo fermare un attimo perché credo che abbiamo un piccolo cartone animato, uno strano cartone animato da vedere su Aurobindo prima della pubblicità. Non so se ci sta qui, ma proviamo. Vediamo. Voglio fare un commento veloce. Vai, velocissimo perché hai un minuto. Greg Braden e gli indiani dicono che se si illumina una persona, automaticamente passa la luce alle persone intorno, che è questo. Esatto. Quindi chi attraverso un percorso, che può essere cristiano, di qualunque religione, la religione è una, non sono tante, se trova la luce dentro la espande. Ecco, infatti volevo anticipare anche questa cosa, adesso andiamo in pubblicità, però vi invito a rimanere con noi perché appunto continueremo a parlare di Aurobindo, che è stato anche una delle coscienze che ha poi liberato l'India a un certo punto, no? Quello che poi Mahatma Gandhi ha fatto anche a livello politico, così lui è come avesse seminato insomma questa idea della libertà, sì, è andato anche da Gandhi, certo. Questa idea di libertà, quando nasce nell'essere umano e anche nel singolo, appunto come dici tu giustamente, si propaga anche per osmosi, non solo nel popolo di cui facciamo parte, nella nostra patria, ma a livello proprio dell'umanità tutta. Mandiamone uno in Parlamento. Ecco appunto, portiamo qualcuno in Parlamento che abbia questa illuminazione, perché non è facile trovarli di questi tempi, però questi sono uomini che nel momento in cui cambiano loro, cambiano la storia. E quindi questo è molto bello. Dostoevskij diceva che se venisse Gesù lo metterebbero in prigione. Si dice che siamo quasi alla seconda venuta. Avremo una puntata su Gesù in questo programma. Abbiamo attentato anche a questo. Fantastico. Dopo la pubblicità vi aspettiamo. Torniamo
torniamo a parlare di Aurobindo. Siamo qui con Manuela Pompas che scalpita e mi dice: ho due cose da dire. Due cose quali? Dimmi. Allora, prima una, avevamo detto che c'è un Dio immanente, uno permanente e uno cosmico. Sei Ma sicura su quello permanente? Perché quello permanente è il Dio che è nei cieli, no? E che è anche nella nostra religione, cioè no? Che insieme a immanente avrei detto trascendente. Più che permanente, trascendente. Vabbè, ho sbagliato. Mi sa che è trascendente. È trascendente, va bene. Va bene, comunque tre figure della Trinità. È l'energia universale ed è lo stesso concetto della fisica quantistica. Sì, che di una la fisica ovviamente non parla di spirito, parla di una mente universale, anzi di una coscienza universale. Ed è molto interessante unire una filosofia mistica con la fisica quantistica, anzi, certo. La fisica quantistica spiegherà tante cose. Le sta già spiegando, ma infatti c'è un po' di resistenza ancora nel mondo scientifico, sì. Perché spesso, insomma, io collaboro con i fisici, forse sì. Tu lo sai, e so benissimo che c'è ancora, perché c'è una difficoltà di linguaggio, in realtà diciamo le stesse cose con lingue diverse, però è molto importante continuare a fare sforzi affinché tutti i rami della conoscenza comunichino tra loro. Ci sono tanti medici che si stanno risvegliando. Ecco, appunto. Per cui speriamo. Ed è anche ora. Speriamo. Io adesso voglio però mandare un altro video che ci parla di Auroville, che è la città ideale che avevano teorizzato, avevano sognato Aurobindo e Mer. La carta di Auroville. Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene all'umanità nella sua totalità, ma per vivere ad Auroville bisogna essere servitore volontario della coscienza divina. Auroville sarà il luogo di un'educazione senza fine, di un progresso continuo e di una giovinezza senza vecchiaia. Auroville vuole essere il ponte tra il passato e il futuro. Approfittando di tutte le scoperte esteriori e interiori, Auroville vuole lanciarsi con coraggio verso le realizzazioni a venire. Auroville sarà un luogo di ricerca materiale e spirituale, per dare un corpo vivente ad una vera unità umana. Un sogno. Dovrebbe esserci in qualche angolo della Terra un luogo di cui nessuna nazione abbia il diritto di dire «è mio», un luogo dove ogni uomo di buona volontà, con una sincera aspirazione, possa liberamente vivere come un cittadino del mondo, obbedendo ad una sola autorità, quella della verità suprema. Un luogo di pace, di concordia e di armonia. Un luogo dove i bisogni dello spirito e la ricerca del progresso prevalgano sul soddisfacimento dei desideri e delle passioni, sulla ricerca del piacere e del godimento materiale. In questo luogo i bambini potrebbero crescere e svilupparsi integralmente, senza perdere il contatto con la loro anima. L'istruzione sarebbe data non per superare esami ed ottenere diplomi e sistemazioni, ma per arricchire le facoltà esistenti e farne nascere di nuove. In questo luogo si provvederebbe in ugual misura ai bisogni di ognuno e la superiorità intellettuale, morale e spirituale si tradurrebbe nell'organizzazione, non in maggior piacere e potere, ma in maggiori doveri e responsabilità. La bellezza in tutte le forme artistiche, pittura, scultura, musica e letteratura sarebbe ugualmente accessibile a tutti, essendo la facoltà di partecipare alle gioie che essa dà limitata unicamente dalla capacità di ciascuno e non dalla posizione sociale o finanziaria. Perché in questo luogo ideale il denaro non sarebbe più il padrone sovrano. Il valore personale avrebbe un'importanza infinitamente superiore a quello della ricchezza e della posizione sociale. Il lavoro non sarebbe un mezzo per guadagnarsi la vita, ma il mezzo per esprimere e sviluppare le proprie capacità e possibilità, servendo contemporaneamente l'insieme del gruppo che da parte sua provvederebbe alla necessità dell'esistenza e del campo d'azione di ognuno. In sintesi sarebbe un luogo in cui le relazioni fra gli esseri umani, che di solito sono quasi esclusivamente basate sulla concorrenza e la competizione, sarebbero sostituite da sentimenti di emulazione, di collaborazione e di reale fraternità.
La Terra non è certamente pronta a realizzare un tale ideale, perché l'umanità non possiede ancora le conoscenze necessarie per capire ed accettare ciò, né l'indispensabile forza cosciente per eseguirlo. Ecco perché lo chiamo un sogno. Eppure questo sogno è sulla strada per diventare una realtà. È esattamente quello che stiamo facendo su piccola scala, in proporzione ai nostri modesti mezzi. Il risultato è certamente ben lungi dall'essere perfetto e progressivo. A poco ci avviciniamo al nostro scopo, che speriamo di essere in grado un giorno di offrire al mondo. Un mezzo pratico ed efficace di uscire fuori dal presente caos per rinascere ad una nuova vita, più vera e più armoniosa. Una grande, grande, grande utopia. Tu ci sei stata ad Auroville. Sì, sai cosa mi ha colpito per prima cosa? È molto bello, eh? Poi è molto esteso, ci sono dei boschi. La cosa che mi ha colpito è che questo foglio dove c'è scritto il testamento di Mère o le volontà di Mère, te lo fanno pagare. L'ultima frase c'è scritto: non contano i soldi, tutto deve essere gratis, grazie, adesso non importa il quanto. Grazie per l'offerta. Grazie per no, offerta voluta. Sì, e Mère, anzi, dicevi, offerta stabilita. Sto leggendo i diari di Mère, che sono alti così, ognuno 700 pagine, ne sono al secondo, e lei diceva che i più grandi nemici li aveva all'interno dell'ashram. È quasi sempre così. Allora, i sogni e le utopie, anche i grandi ideali, diciamo, nascono sul piano teorico e poi nel momento in cui si devono applicare diventa difficile applicarli, perché alla fine abbiamo il nostro aspetto umano, egoico. Sì. È materiale. Però è anche bello, è materiale. È anche bellissimo. Diciamo che loro ci hanno tentato, sì, di fare qualche cosa, no? Qualcuno ci riesce, qualcuno vive veramente, qualcuno vive in una favola e qualcuno sta cercando di realizzare il sogno di Mère. Però, poi ti dico di Mère, io sto leggendo il libro, Mère fa degli esperimenti sul corpo, cerca di mettere in pratica quello che Aurobindo ha detto, diciamo in teoria, tra virgolette, perché in realtà lui viveva quello che diceva. E lei ha fatto un grosso lavoro per entrare nelle cellule ed entrare nella coscienza del corpo e padroneggiare o entrare in contatto o dirigere la coscienza del corpo. Quindi quando si ammalava, lei entrava e guariva con la mente, diciamo con la mente superiore. C'è una cosa molto importante che ha fatto Aurobindo ed è la maggior parte dei mistici, anche nella nostra, in tutte le religioni, mettono Dio sopra. Quindi il misticismo è uno stato che ti stacca dalla terra e ti porta verso il cielo. L'estasi ti porta verso l'alto. Certo. Lui ha detto no, Dio è dentro di noi e in ogni cellula nostra. Bisogna realizzarlo nel presente, esatto, nel qui e ora. Nella materia. Nella materia. Quindi lui ha cercato di divinizzare la materia. Infatti lui teorizzava un'umanità spiritualizzata, no? Una nuova umanità, sì, che vivesse, che conciliasse la materia e lo spirito, sì, in se però stesso. Però non era teoria, perché lui viveva quello che inventava. Mi ricordo una frase di Yogananda che dice agli scienziati: voi sapete cos'è l'atomo perché lo guardate dall'esterno e lo studiate. Noi lo guardiamo dall'interno. Noi diventiamo l'atomo e quindi sappiamo, sì, di che cosa stiamo parlando. Ne parleremo, ci sarà una puntata su Yogananda che anch'io amo tantissimo. Conoscevo di meno Aurobindo. Aurobindo non è difficilissimo. L'ho conosciuto meglio preparando questa puntata, però è stata una bella scoperta. È difficile perché è molto... Alle volte è difficilissimo, come fai a capire una cosa che non hai sperimentato? Sì, certo. Quando è solo teoria, difficilissima. Ma per questo chiamiamo persone come te e come voi, che sì, insomma, poi praticano anche, no, la, sì, meditazione, tu addirittura. Ma anche l'ipnosi. Quando io, per esempio, ho una piccola esperienza rispetto a quello che lui dice. Quando io ascolto una persona che viene da me, non un amico, con un amico bevo un bicchiere di vino, certo, mangio, e quando io ascolto i problemi delle persone, io, per esempio, che è una cosa che lui insegna, mi rendo conto di due livelli. Uno è il livello psichico, proprio la psiche, quindi le emozioni, la vita vista dai nostri condizionamenti culturali, sì, emozionali, e uno dall'alto. Allora, per esempio, parliamo di una cosa di cui lui ha parlato tante volte, della morte. Noi viviamo la morte come un dramma. Una fine, una conclusione. Ma un dramma, è una separazione. Certo. Una terribile frattura. Ma è lila, certo, perché in realtà non muore nessuno.
cioè noi lasciamo un corpo, lasciamo la materia e ce ne andiamo di là. Io ti raccontavo prima, la mia mamma è caduta per terra con un ictus e se n'è andata. E la sera stessa era a dormire a casa mia, e mio figlio la vedeva, tra l'altro. Ed è stato in casa mia per un certo periodo. Cioè, tu la percepivi come reale, insomma. Sì, io ovviamente sto raccontando, voi potete prenderlo con beneficio certo, d'inventario. Ti fai carico di quello che dici, giustamente. Io ho questo vissuto, ma la vedo, sì, l'ho vista. Come diceva Jung, quando è esperienza non si ha bisogno di fede. Non si ha bisogno di fede. Non ho bisogno di credere a qualcosa di cui ho già fatto esperienza. Beh, ma lei spostava anche gli oggetti, cioè c'erano anche delle cose. Ecco, leggendo questi libri, dei maestri, di Aurobindo in particolare, tu vedi che devi rivedere un sacco di cose della tua vita. Dovremmo dare più spazio alla mente. E se no, Manuela, il mondo non sarebbe nello stato in cui si trova. Se non fosse così difficile poi comunque far dialogare l'interiorità con quello dovremmo che poi ci circonda. In silenzio, lui parla tanto del ascoltare, silenzio. Sì. Lui quando stava in silenzio raggiungeva un altro livello di coscienza, perché noi abbiamo una psiche, abbiamo una mente, ma abbiamo un sovramentale, quindi c'è una mente che è in contatto col divino, quello che Jung chiamava il sé. Anche Jung aveva letto tutto. Anche su Jung avremo una bella puntata. Sì, altro maestro, è il primo. È il mio personaggio. Mio primo incontro. E quindi, se noi ci mettiamo in questo cammino che i maestri in questa puntata, come dici tu, Aurobindo, e cominciamo a cercare di entrare nella filosofia, cambiamo il modo di vedere la vita. Cioè, tutto quello che succede ha un senso. Io ho imparato, io ho tanti anni, tu lo sai, io ho 77 anni. No, lo devo dire perché mi sento trentenne. E quindi, io in questi ultimi anni, per esempio, sto sperimentando che a volte so delle cose e non so dove vengono. Ma perché se ci apriamo, se ci affidiamo, guardo lui perché è lui che dà questo messaggio, no? Se ascoltiamo, il divino ci parla. Come? Ma noi siamo troppo distratti dal telefonino, guarda caso. Dalla televisione. Dalla televisione. che noi stiamo facendo in dal questo rumore, momento. Dai discorsi inutili. E non c'è più tempo, non dobbiamo perdere il tempo. Se noi studiassimo un po' di più, adesso non studia più nessuno, studiassimo, sai che in India, grazie a questi maestri, a scuola si studia la spiritualità. In Italia si studia religione, non è la stessa cosa. Una è la regola e l'altro è l'aprirsi al divino. Ecco, io credo che noi abbiamo perso questa capacità di connetterci col divino. Noi andiamo in chiesa ed è un rituale che va bene, fa bene. È evocativo un rituale. Sempre. Ma non ti metti in contatto. Non necessariamente. No, cambio la frase. La maggior parte delle persone va per abitudine. Sì. Se è vero che Dio scende, che Gesù scende nel momento dell'elevazione, dovremmo svenire dalla gioia, dallo stupore. Sì, un'estasi mistica. Andare tutti in estasi. No, questo non è nemmeno possibile. Cioè, si dice che Dio sta nel mezzo. Non è nella materia, non è nello spirito, è nel mezzo. Il famoso dito, no, del giudizio universale. È lì in mezzo che sta Dio. Dovresti ascoltare. Esatto. Ok. Ecco, lui ha spaziato, come ti dicevo prima, scriveva anche 4 libri per volta. Era un poeta, lui ha detto io non sono un filosofo, in realtà faceva filosofia, era un mistico e ha portato dei grandissimi insegnamenti. Senti, però siamo qua, due donne, voglio fare anche un po' di pettegolezzo. Fallo. Ma tra Aurobindo e Mer? Non si sa. Non si sa cosa incorreva, cioè di che tipo era il loro rapporto, perché questa donna prima lo conosce, che era molto ci bella, va col marito, bellissima, giovane. La vediamo, è bellissimo lui. Sono un po' romantica e quindi ho sempre pensato che questa, nel momento in cui lo conosce, non può più stargli lontana. Certo. Ma ecco, volevo sapere da chi lo conosce meglio, come te. Non ho la minima idea. Non si sa. No, anche Francesco e Chiara. Certo. Francesco era innamorato di Chiara, questo, e si evince. E forse viceversa. Però lui, quando è andato a Pondicherie, è entrato in una stanza e non è più uscito.
non ha più fatto vita sociale, vita. Alle volte si affacciava dalla finestra e guardava la gente, magari diceva qualcosa. Però probabilmente quando due anime di questo genere, proprio il maschile incarnato e il femminile incarnato, si accoppiano, diciamo, ma anche soltanto, voglio dire, uniscono l'energia, davvero succede, nasce l'ermafrodito, no? Ma quello alto. Probabile. C'è proprio la coniuzio della alchimia. Di Jung, dell'alchimia, per cui probabilmente non è neanche interessante se loro, guarda, al di là del nostro pettegolezzo eventuale, non è interessante sapere di che tipo fosse il loro rapporto. È una domanda certamente che era creativo, ecco. È una domanda che molti si pongono. Io conosco qualcuno miscredente che dice sicuramente sì, Baldoria. Beh, ma non ci sarebbe niente di male, loro, voglio dire. Sì. Anzi, proprio il Papa quest'anno ha detto che la sessualità è una delle cose più belle che Dio ci ha dato, persino il Papa cattolico, quindi voglio dire, sì, non ci stiamo arrivando, insomma, a non demonizzare. Beh, più la sessualità. Per me, collegata all'India, è l'unione del divino maschile col, certo, divino femminile, che è l'unica generativa di una vita che è quella che chiamiamo la vita eterna, cioè la vita vera, la vita vissuta nella pienezza. Sicuramente è stata una relazione molto molto forte. Eh sì. Perché speravo che tu mi dessi una risposta, invece non me l'hanno detto, non l'ho chiesto veramente. Dovresti connetterti e dire: avrei paura. Giulietta vuole sapere se eravate anche fidanzati. Proverò a farlo. Invece è bellissima una frase che dice Aurobindo a un certo punto, la voglio leggere però bene perché ho paura di sbagliare. Dice: non lasciare che la prudenza mormori al tuo orecchio, perché questa è l'ora dell'inatteso. È l'ora? Dell'inatteso. Sì. Ecco, volevo commentare con te questa meraviglia di frase che parla dell'inatteso, parla dell'assolutamente nuovo, di quello che ancora è da scoprire. Cioè l'attitudine nell'essere nel divenire, no? Sì. Sapere che scorriamo come un fiume. Sai, e che quindi che abbiamo sempre qualcosa di nuovo, dà senso alla vita. Sai che mi viene in mente una parabola di Gesù. Dimmi. Che dice che le spose devono restare sveglie perché prima o poi verrà lo sposo. Lo sposo. E lo sposo non è solo Gesù, è il divino, è il risveglio interiore. E la vita è bellissima se noi sapessimo leggerla. È Ma piena. Secondo te siamo lontani da questo scatto evolutivo, no? Si dice che se ci fosse la massa critica, e la massa critica in fondo... C'è la massa critica. Allora, se c'è la massa critica, ci manca tanto a vedere un vero cambiamento, allora, nel mondo. Cioè un cambiamento che va dal potere all'amore, in definitiva. Per l'India siamo ancora nel Kali Yuga. Quindi nell'epoca che precede l'età dell'oro, Shri Yukteswar, ci vogliono ancora dei decenni. Però non è mai matematico, perché proprio il Covid ha portato una separazione tra le persone molto evidente. Sì, io dico Armageddon, che poi è semplicemente un altro termine. Per cui io che viaggio tanto, vedo tanto risveglio e vedo tante anime belle. E cosa succede? Che le anime belle attirano le anime belle e le anime poco evolute, meno, per non dire brutte, rimangono tra di loro e rimangono chiusi in una gabbia. Ad un livello, diciamo, vibrazionale più basso, sì, diciamolo così, senza elegantemente. Senza risveglio, dove prevale quello che Mer dice, l'incontrario di quello che dice Mer, dove prevalgono gli interessi privati, dove prevale il potere, i soldi. Io mi chiedevo, per una persona che conosco, ma per Berlusconi, cosa te ne fai di 12 ville? Cosa te ne fai di miliardi accumulati? Cosa te ne fai? Io ho un armadio pieno di vestiti, ogni tanto dico devo buttar via tutto. Cosa ce ne facciamo? Ma non perché di là andiamo nudi, ma perché accumuliamo? Cosa accumuliamo? L'amore che non abbiamo ricevuto da bambini, forse? Il senso del potere? Se noi entriamo in questa strada, questa era bellissima, qui è qui molto anziana, vecchia. Certo, però era veramente una donna Mer, stupenda, se dolcissima. Noi entrassimo, ma tra l'altro, adesso aspetta, faccio un inciso nell'inciso. Questi maestri, compreso Aurobindo, mettono la loro energia nei libri. Quando tu leggi
Jung, quando leggi Yogananda, quando leggi alcuni personaggi. Sono trasformativi questi libri. Esatto, certo. Io Yogananda l'ho letto 7 volte e ogni volta ho letto un libro nuovo. L'autobiografia di uno yogi. Sì, l'autobiografia di uno yogi. In realtà ne ha scritti anche degli altri. Allora, avvicinarsi a queste menti vuol dire operare anche una trasformazione interiore. Quindi bisognerebbe cominciare, Aurobindo è tosto, però uno può leggere anche una pagina al giorno e non andrebbe letta per sapere cosa è scritta, andrebbe letta interiorizzando il messaggio e provando a capire dentro di noi cosa capiamo. E cosa risuona, no? Come ci può cambiare dentro. Questo è un lavoro che sì, prevede... Io dico lasciarsi leggere dal libro, no? Mi fai venire in mente un'altra cosa importantissima e difficile da capire per noi. La mente non è nostra. Noi non abbiamo... quello che noi pensiamo sia nostro è un deposito di cose che abbiamo letto, studiato. Ma la mente, quando noi abbiamo delle intuizioni, in realtà le intuizioni vengono da un'altra dimensione, vengono da una mente cosmica, collettiva. Quindi noi siamo un canale, non abbiamo niente, siamo scintille divine che non hanno coscienza di questa divinità e dobbiamo fare un cammino di ascolto. Per acquisirla, la coscienza. Per tirare fuori. Non abbiamo ancora la coscienza, diciamo così. La coscienza superiore. Cerchiamo di essere propositivi perché sennò qui... Ma basta far così in realtà. Basta mettersi a meditare. Sì. A volte è proprio un attimo, basta aprirsi. Aprire una porta. Diciamo lasciarci aperte le possibilità. Sì. Grazie. Che carina. Senti, volevo dire, so che è uscito, sta per uscire, insomma, il tuo nuovo libro, giusto per capire su cosa stai lavorando adesso, perché abbiamo pochi minuti. Grazie, ho completamente rifatto un vecchio libro che si chiama Medianità, un ponte verso la luce, dove ci sono dei capitoli nuovi rispetto a quello di 10 anni fa, ed era fermo, e non potevo lasciarlo morire. E ho, in questi 20 anni... ho conosciuto tanti medium, ho fatto tante esperienze anche personali e quindi è un libro che spiega cos'è la medianità, un po' di storia e cosa serve, come viene usata e anche un po' come si può sviluppare. Perché benissimo. Io ho scritto un libro di grande successo che è Siamo tutti sensitivi, sì. Che vendo ancora dopo 40 anni e volevo chiamarlo Siamo tutti medium, perché se noi ci mettiamo in cammino, noi possiamo sviluppare, noi siamo solo addormentati. Nello yoga l'uomo è comparato al fior di loto, che ha il gambo nel fango, quindi noi abbiamo una parte animale, una parte primitiva, e una parte che si apre verso la luce. Quindi tutti abbiamo queste possibilità. Senti, devo farti un'ultimissima domanda, abbiamo pochi secondi, che faccio a tutti i miei ospiti. Se avessi questo maestro, Aurobindo, davanti a te ora, che cosa gli chiederesti? Che cosa vorresti sapere? Oh, niente, mi inginocchierei, cercherei di sentire la sua energia. Perché sicuramente avere un maestro davanti, automaticamente succede qualcosa dentro di te. Non mi verrebbe da chiedere di niente, di aiutarmi a fare il mio cammino. E speriamo che questo sia, facciamolo come augurio a tutti quanti, certo, insomma, perché si dice quando l'allievo è pronto, il maestro arriva, quindi è una disposizione, esatto, sì, che possiamo... Che possiamo determinare. E allora che questo tuo programma abbia proprio questo compito. Sì, è stato fatto per amore questo programma, sì. Per cercare di mettere dei semi anche su un'umanità eccellente, di cui spesso abbiamo perso la speranza, no, in questa Dio umanità. Dio è luce e amore. Ecco. Dio è questo. Questo è importante dirlo, sottolinearlo e poi viverlo. Se noi apriamo il cuore all'amore, noi entriamo in contatto con una realtà molto più alta. Sì, anche perché questo Dio, se esiste, ci comprende. E quindi siamo dentro, ci ne facciamo parte. In tutti i sensi. E quindi è la luce e l'amore che ci comprendono e che possiamo... E sembrano discorsi buonisti così, però effettivamente basta
quando si è innamorati, noi abbiamo immediatamente l'esperienza dell'estasi. In quel momento tutto è bello per noi, ecco, questo si può ricreare. E anche le esperienze brutte sono belle, perché esatto, ti insegnano sempre. Eh beh, quando uno è innamorato dice, oh, che bella giornata di pioggia. Anzi, magari piovesse un po' di più che non piove più. Manuela Pampas, ti ringrazio tantissimo. Ringrazio te e spero voi. Anche di rivederti e grazie per quello che ci hai donato questa sera. A tutti, buone cose e alla prossima volta.